Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, ai numerosissimi collegati, mi fa piacere, siamo veramente tanti e vi ringrazio, ringrazio tutti i colleghi che hanno reso possibile questo incontro e questa partecipazione. So che ci sono tanti colleghi dell'organizzazione di volontariato, abbiamo i colleghi della Commissione di Protezione Civile, insomma veramente tanti. Che oggi si confrontano con noi su un tema che è molto, molto innovativo, molto delicato e sul quale mi fa piacere condividere il percorso che abbiamo fatto fino adesso, ma in particolare lasciatemi salutare e ringraziare il professor Roberto Poli che ci ha aiutato e ci aiuta in questo percorso. Non elenco le numerose attribuzioni, qualifiche e docenze del professore, insomma, non mi soffermerò sul suo curriculum importante, ma soprattutto lo ringrazio perché ci consente di aprire qualche porta nuova anche al Servizio Nazionale di Protezione Civile. Cito solo la sua collocazione, il suo lavoro che fa presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che per noi ovviamente è un punto di riferimento imprescindibile per tutti i colleghi che si occupano di formazione, di crescita e di crescita professionale. Due brevi parole di introduzione. Siamo nella settimana nazionale della protezione civile, quindi come sapete abbiamo da lunedì iniziato questo percorso di scambio, approfondimento, dibattito sui temi di protezione civile. Chiuderemo domani e dopodomani 15 e 16 con Io non rischio, una campagna che è alla 12ª edizione sulle buone pratiche di protezione civile e abbiamo in queste giornate dibattuto molto sull'intera filiera del Servizio Nazionale di Protezione Civile. Io ho provato, non so riuscendoci fino a che punto, a incentrare la settimana non sull'attività, chiamiamola operativa emergenziale, che seppure è un po' il punto di caduta del Servizio Nazionale, noi là che purtroppo veniamo misurati, vorremmo essere misurati anche in forma anticipatoria, ma insomma abbiamo spinto molto su quelle che sono le attività di previsione, di prevenzione, il rapporto con la scienza, l'attività di previsione che oggi è molto dibattuta anche come fenomeni anticipatori di eventi e abbiamo parlato anche di come la società si è evoluta e sta crescendo. In sostanza noi l'abbiamo fatto cercando di marcare un po' lo stato di salute complessivo del sistema, andando a evidenziare quelle che sono le cose che assolutamente ci caratterizzano e che sono positive, e lasciatemi sottolineare in questo il sistema del volontariato, perché in ogni iniziativa poi alla fine siamo ricaduti molto sul sistema del volontariato, perché è veramente una forza particolare e caratterizzante del nostro sistema. Ma abbiamo voluto sottolineare un po' come il Servizio Nazionale di Protezione Civile si stia e si debba soprattutto modificare in funzione delle nuove sfide alle quali saremo tutti noi chiamati. Ora, questo concetto delle nuove sfide io lo amplierei un pochettino perché vedete, quando si parla di nuove sfide automaticamente si finisce di parlare dei cambiamenti climatici, che è giusto, nel senso che certamente il Dipartimento, il Servizio Nazionale viene visto spesso con una connotazione molto tecnica e quindi la nuova sfida è l'evento che non avevi previsto, diciamo la situazione nuova col quale ti devi confrontare, che ha un taglio prettamente tecnico. Questo è corretto, eh? Noi sicuramente dovremo fare dei passi in avanti sotto questo aspetto, ci stiamo lavorando e immaginando un sistema di allertamento nuovo, diverso, e quindi questo attiene, diciamo, alla capacità, chiamiamola più tecnica, del Servizio Nazionale di Protezione Civile di dare risposte ad ogni livello. Però io qua vorrei sottolineare invece un concetto un po' diverso, cioè la nuova sfida con la quale il sistema si dovrà confrontare non è solamente una nuova sfida
chiamiamola tecnica specifica dei rischi naturali, ma è evidente che l'approccio all'attività operativa nel suo insieme del sistema di protezione civile deve aprire la visione a delle sfide, come dire, più complessive. Io l'altro ieri ho partecipato ad un incontro veramente stimolante, veramente importante, veramente di livello a Procida, dove abbiamo parlato del rischio vulcanico, ma non solo con i vulcanologi, che è importante che ci siano, attenzione, siano assolutamente fondamentale, ma con esperti di letteratura, con esperti di archeologia, con esperti di storia, con esperti di antropologia, cioè andare a mettere al centro non l'elemento tecnico che ognuno di noi predilige, ma il tema è il vulcano, e il vulcano non è solo l'elemento, come dire, tecnico geologico, ma è quello che quel vulcano su quelle terre ha creato nei secoli, che fosse un'opera letteraria, che fosse un'opera antropologica, che fosse una valutazione nel senso complessivo. Ma perché questo? Io credo che questo sia fondamentale perché ci consente di arrivare al cittadino, perché noi o il cittadino lo coinvolgiamo in maniera complessiva, andando a stimolare quelle che sono le prerogative di ognuno di noi. Magari se io racconto il vulcano dal punto di vista geologico, alla maggior parte delle persone non gli interessa niente, magari gli interessa quando è troppo tardi, quando vede la lava, ma invece andare a raccontare quello che quel vulcano ha rappresentato nella storia di quelle comunità, come ha caratterizzato quelle comunità, noi ci andiamo a prendere una fetta di attenzione che poi ce lo ritroviamo nella gestione del rischio, nella consapevolezza del rischio e di quant'altro. Dice, vabbè, ma perché mo il capo dipartimento ci sta facendo questo ragionamento e questo discorso? Ma lo sto facendo perché l'accordo che noi abbiamo, come dire, siglato formalmente a fine settembre di quest'anno con l'Università di Trento, aveva proprio l'obiettivo di andare un po' oltre quelle che sono le dinamiche classiche del sistema di protezione civile, andare oltre quelle che sono le problematiche tecnico-specifiche. Stamattina abbiamo fatto un altro incontro che è ancora in corso proprio qui al Dipartimento, dove lavoriamo con UNHCR, UNICEF, le agenzie che sono vicine alle problematiche dei rifugiati, perché stiamo trattando temi come violenza di genere o violenza sui minori. E che cosa c'entra il Dipartimento? C'entra perché nel momento in cui noi conosciamo alcune tecniche, alcune caratteristiche, alcuni meccanismi che oggi magari sono validi su tipologie, chiamiamole migratorie, domani questa stessa attenzione, ovviamente attualizzata, può essere assolutamente utile quando noi andiamo a cogliere i nostri concittadini, nostri o altri concittadini, indipendentemente da dove provengono o cosa servono, di cui ne abbiamo la responsabilità, sia essa una tendopoli, sia essa un centro, come dire, di aggregazione o quant'altro. E allora, tornando alla volontà del Dipartimento di aprirci in questo meccanismo, è nato questo accordo con l'Università di Trento e con il team che il professor Poli ha messo a disposizione, che ha fatto un lavoro che riguarda studi di futuro e che è collegato ai cosiddetti sistemi anticipanti. Quindi è una sfida che noi abbiamo voluto, come dire, mettere sul tavolo, e l'abbiamo voluta mettere soprattutto in relazione con quella che è una nostra risorsa e forza, cioè il mondo del volontariato. Quindi abbiamo voluto unire quest'idea, diciamo, innovativa, almeno per noi innovativa, poi magari il professore, ci racconta che non è innovativa, ma che anzi siamo ad uno studio, avanzato, ma questo lo lasciamo dire, se vorrà al professore, ma ecco, per noi certamente innovativa, con quelli che sono gli strumenti nostri, ai quali teniamo di più, come il mondo del volontariato. Quindi qua nasce l'incontro che è stato tenuto il giorno 11 sugli esercizi di futuro, proprio per unire queste attività, e l'idea era oggi in questo webinar, come dire, di fornire una restituzione della metodologia che è stata usata. Abbiamo usato questa forma un po'
particolare anche su questo, è tutto particolare, quindi anche il tema della particolarità credo che sia, non abbiamo paura di fare cose innovative, poi siamo anche abbastanza solidi nel fatto di capire se queste cose innovative poi hanno un risultato positivo o no, ma qua ci sottoponiamo ovviamente al giudizio e alla valutazione di tutti coloro che hanno partecipato e che seguiranno, e quindi qua nasce questo colloquio che si potrebbe svolgere, ovviamente che si svolge tra me e il professore, ma che è frutto del resoconto degli incontri dell'11. Quindi diciamo, mo vi sorbite il colloquio, però in realtà il colloquio serve in qualche modo a restituire quello che è stato il lavoro fatto da voi e con voi. Quindi in questo senso ci sarà poi la possibilità di comprendere quanto vi trovate in questo meccanismo di restituzione. Quindi questa era l'introduzione che mi sembrava, come dire, doverosa per collocare un po' l'incontro di oggi pomeriggio. Ovviamente io vi ringrazio e ringrazio anche i colleghi che vedete sono seduti qua a fianco a me, anche tutto il team del dipartimento, lasciatemelo fare, non li ringrazio mai, poi ogni tanto li cazzo pure, però fondamentalmente li ringrazio per aver consentito questo percorso, perché ci vuole anche nelle tante cose che facciamo essere un po' sfidanti. E loro hanno messo, diciamo, un po' di benzina in questa attività innovativa. Ovviamente, l'idea è quella di andare con qualche domanda ad approfondire un po' quello che è il risultato di questo meccanismo, introducendo appunto anche qua alcuni concetti innovativi rispetto al rischio, ma non lo facciamo in solitudine, è un percorso che noi stiamo cercando di fare anche nell'ambito degli stimoli che ci vengono proposti dall'esterno. Come sapete, ieri era la giornata mondiale per la riduzione del rischio. Noi abbiamo contatti con UNDRR, avremo anche contatti particolari con l'alto rappresentante del segretario generale, che probabilmente avremo il piacere di incontrare prossimamente. E proprio facendo riferimento a dove sta andando il mondo, che noi vorremmo in qualche modo, o una parte ovviamente del mondo, che noi vorremmo inserirci, e quindi a fianco al concetto di rischio, che è il concetto tipico, tecnico, c'è il concetto, come dire, della capacità, quindi appunto al di là di quelli che sono i fattori fisici, geologici, geofisici, idraulici, ma collegati con alcune discipline che ampliano la visione. Ecco, questo è un po' il tema. Noi ci mettiamo in gioco, come facciamo sempre, pronti ad apprendere alcuni meccanismi e soprattutto cercare di capire come questi meccanismi possano essere in qualche modo riportati sul servizio nazionale, in particolare sul mondo del volontariato. Ora vorrei chiedere, fatta questa doverosa premessa, introdurre il professore. Ovviamente nell'introduzione dirà quello che lui riterrà opportuno, ma intanto gli faccio una prima domanda, perché insomma la domanda che abbiamo immaginato è: nel settore non si parla di futuro al singolare, anche se ho usato la parola futuro al singolare, ma si parla di futuri. Ecco, se già ci spiega perché, perché io già faccio fatica con un futuro solo, figuriamoci con più futuri, diciamo, già faccio fatica a sapere quello che farò tra breve, se poi mi si moltiplica anche i futuri, diciamo, diventa complicato. Ma a parte questa, diciamo, facile ilarità, do a lei la parola e magari, ecco, se ci aiuta ad entrare meglio in questo meccanismo. Grazie. Grazie a lei, ingegnere. Buon pomeriggio a tutti. Direi che nella sua introduzione ha già toccato due o tre dei temi fondamentali. Ovviamente servono grandi competenze tecniche per intervenire, però è importante sapere che ci sono almeno due tipi di cambiamenti con cui dovremo fare i conti. Da una parte sono i cambiamenti del mondo, diciamo, del mondo fisico, quindi quelli che si verificano con fenomeni che poi creano, ma poi ci sono i cambiamenti nel mondo sociale. E il problema è che questi due vanno assieme, così come noi dobbiamo essere, o meglio, voi dovete essere in grado di affrontare le eventuali sorprese che si possono verificare con un'alluvione, con un terremoto, con delle situazioni importanti che si possono verificare. Quei fenomeni avverranno all'interno di un contesto in cui ci sono delle persone e queste persone, i contesti sociali in cui avvengono, cambiano. Oggi hanno certe caratteristiche, fra 10 anni ne avranno altre, fra 20 ne hanno altre ancora. Basta pensare al fenomeno più, se volete, ovvio,
che abbiamo tutti davanti agli occhi, quello dell'invecchiamento della popolazione. Ecco, in una popolazione che progressivamente diventa più anziana, cosa vuol dire fare degli interventi che siano efficaci? Quello che voglio dire, l'idea che stiamo, su cui stiamo lavorando e che spero possa dare esito a grandi collaborazioni, è quello di lavorare in parallelo su due tipi diversi di cambiamenti e soprattutto sulle loro interazioni. Quindi come i fenomeni che avvengono nel mondo naturale possono impattare nel mondo sociale e viceversa, come i cambiamenti nel mondo sociale aiutino eventualmente a saper gestire meglio o peggio le situazioni naturali che si presentano. Da questo punto di vista, e poi arrivo alla domanda specifica, credo sia importante provare a sviluppare una cultura del rischio, che ovviamente è qualcosa a cui noi tutti teniamo, però all'interno di una prospettiva di cura. Cioè l'attitudine e la capacità di gestire i rischi, in fondo, è un esempio, una particolare applicazione di una più ampia attitudine di cura, che può essere di cura delle persone le une con le altre, di cura nei confronti delle organizzazioni in cui siamo inseriti, ma anche di cura nei confronti dell'ambiente in cui ci capita di vivere. Quindi questa ottica della cura generalizzata è probabilmente quel contesto più generale in cui poi si possono sviluppare competenze specifiche di rischio. In tutto questo, perché parlare di futuri invece che di futuro? Ma perché il futuro non è ancora scritto. Cioè, parlare di futuro in qualche modo suggerisse che c'è una strada già tracciata. E l'unica cosa che noi possiamo fare è andare più o meno velocemente lungo quella strada. Parlare di futuri, invece, ci dà una responsabilità più importante. Domani le cose possono andare in tante direzioni diverse. Ovviamente, alcune di queste direzioni non dipendono da noi. È ovvio, lo sappiamo tutti, che quello che decide il signor Biden e quello che decide il signor Xi ha un'importanza molto maggiore di quello che possiamo decidere noi. D'accordo, ma alcune cose dipendono anche da noi. Ci sono alcune parti del lavoro da fare che dipende dalle scelte che facciamo. E quindi riuscire a intravedere i diversi modi in cui le cose possono andare, vedere i futuri che abbiamo davanti a noi, ci dà una responsabilità, ad esempio, di prepararci, ad esempio, di essere pronti per sfide diverse che possono maturare o non maturare a seconda di tante altre circostanze. Quindi, in fondo, è un'assunzione di responsabilità. Ci rende il lavoro un pochino più difficile, ovviamente, perché è più un, come dire, è un cambio di attitudine mentale, è un imparare a guardare in modo diverso, è capire che le cose possono andare in tanti modi. Almeno su alcuni di questi possiamo intervenire e quindi abbiamo anche la responsabilità di fare quello che è importante fare per, ad esempio, evitare che certi problemi si presentino o se dovessero presentarsi, che siano un pochino più lievi, che sarebbe già un risultato. Io la ringrazio molto anche perché mi ha tranquillizzato parecchio, perché a me non piace, come dire, stare con le spalle al muro, quindi l'idea di avere più futuri e quindi di avere la possibilità di scelta è veramente una presentazione interessante. Mi piace molto il tema della responsabilità, un po' il futuri, se non ho capito male, attiene alla nostra capacità di prendere strade diverse e quindi ci responsabilizza rispetto al futuro tra i futuri che scegliamo. Questo mi sembra, o che scegliamo oggi, questo è un po' il tema che lei ha posto e la ringrazio perché è molto interessante. Invece un'altra domanda ce l'avrei sui sistemi anticipanti. So che appunto lei è titolare a Trento di questa cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti. Ecco, se ci aiuta a capire cosa significa esattamente il concetto del sistema anticipante, le sono grato. In breve si tratta di un sistema, possiamo essere noi, quindi l'espressione è molto astratta, ma in realtà fa riferimento a realtà assolutamente concrete, che imparano a usare e a lavorare direttamente con i futuri, ovvero guardano in avanti, cercano di capire che cosa potrebbe non che cosa succederà, e che cosa succederà non lo sappiamo, ma cosa potrebbe succedere, quindi il prepararsi ai diversi futuri possibili e poi usano quell'informazione. Questo è il punto fondamentale. Un sistema anticipante è un sistema che usa,
Le informazioni che è riuscito a ricavare, virgolette, dal futuro tramite gli esercizi, tramite i metodi, tutto il lavoro che avete fatto anche voi nel corso dei precedenti, delle precedenti giornate. Ecco, il problema per noi non è solo di vedere, di guardare, quella è una cosa astratta. Il problema è di usare quell'informazione per fare qualcosa. Quindi il problema è di farsi trovare pronti, ribadisco, alla fine il concetto è sempre quello, davanti alle sorprese, davanti ai cambiamenti, davanti a quello che potrebbe succedere. Quindi sistema anticipante, l'espressione è un po' aulica, è un po' come dire astratta, ma vuol dire prepararsi per essere in grado di usare le informazioni. Prima devo vedere quello che potrebbe succedere, se non faccio questo lavoro preliminare è come se, come dire, fossi cieco. Quindi devo fare un'esplorazione, devo provare a lavorare con le informazioni che ho e magari ricavarne anche altre, ma poi devo usare quelle informazioni per preparare il sistema, il contesto, la situazione in cui mi trovo a intervenire. Grazie professore. Quindi secondo lei questo concetto dell'anticipazione noi la leggiamo, diciamo, un po' come l'attività di prevenzione, cioè nel senso che tutto ciò che può essere visto per anticipare e prepararci, noi lo potremmo, come dire, declinare nella nostra attività con l'attività di prevenzione. Secondo lei regge questo paragone o diciamo sono sinonime queste due affermazioni oppure c'è una differenza che ancora non riesco a cogliere o che dovrei cogliere? Sono molto vicine. Diciamo, una cosa è avere un modello idraulico. Il modello idraulico mi dice come potrebbe comportarsi un certo fiume. Un'altra cosa è usare le informazioni che ricavo dal modello per sviluppare un piano di intervento, per fare qualcosa di specifico. Il modello in qualche modo è una dimensione astratta, per quanto importante sia, ma poi devo mettere a terra quello che vedo attraverso i miei modelli. Ecco, i sistemi anticipanti sono sistemi che usano modelli di diverso tipo, alcuni classici, alcuni innovativi, ma poi trasformano quello che viene detto nei modelli in decisioni, cioè intervengono concretamente. Grazie professore, adesso che insomma ho un po' più chiaro il concetto, non è che ho finito il corso e poi magari quando ci avrò seguirò il corso, se no sarebbe troppo facile, però diciamo adesso sicuramente è più chiaro il concetto dell'anticipazione, della previsione strategica. Mi concentrerei invece sulla parte metodologica dell'attività che avete svolto, no? Se ci può raccontare un po', come dire, il senso, la dinamica che abbiamo affrontato nei giorni scorsi, lei lo sa meglio di me, nei mesi scorsi noi abbiamo già sviluppato, anzi negli anni scorsi, un percorso col nostro volontariato che è molto solido e che ha avuto nell'evento di giugno di quest'anno un riconoscimento importante, molto apprezzato. Abbiamo tenuto gli stati generali del volontariato dal 16 al 19 giugno, tra le altre cose con la presenza non solo gradita, ma veramente entusiasmante del nostro Presidente della Repubblica. I nostri stati generali si sono collocati dopo 10 anni degli stati generali del 2012 e ci sono serviti appunto per fare un po' il punto sullo stato del volontariato e su quello che ci aspetta, insomma, anche qua, dei futuri a questo punto dico che ci aspettano nel volontariato e magari perché no, se riuscissimo anche ad avere qualche tema di anticipazione sarebbe importante, ma al netto di questo, ecco, il percorso che invece avete utilizzato voi come metodologico, quindi col tema delle interviste, e poi è stata fatta una richiesta specifica proprio per andare a puntualizzare alcuni percorsi metodologici, ecco, queste cose come possono dialogare tra di loro? Allora, due aspetti. Come servono i professionisti quando si va a fare un qualunque tipo di lavoro? Quindi, se devo vedere come si comporta un fiume, ho bisogno di un idrologo e così via. Servono i professionisti anche per lavorare con il futuro. Non è qualcosa che si possa improvvisare. C'è una specifica competenza che è metodologica, come lei richiamava, e che è legata anche al come si imposta il lavoro. E il lavoro fatto con Scopia è il lavoro fatto con l'organizzazione che in Italia e non solo in Italia, fra il resto, ha di gran lunga le competenze più sofisticate da questo punto di vista. Come si fa a lavorare con il futuro? Allora,
Tenendo presente che abbiamo pochissimi minuti, quindi non posso certo ovviamente dare tutto, ma un elemento credo sia particolarmente importante. Noi, ad esempio, lavoriamo con futuri lontani. Noi non lavoriamo, io non lavoro a 6 mesi, un anno, 2 anni. Primo perché ci sono tanti altri che lo fanno e non è, come dire, sarebbe, copiare quello che fanno tanti altri. La caratteristica specifica del nostro lavoro è di guardare un po' più lontano, guardare i 10 anni, guardare i 15 anni. E so benissimo che molti dicono, oddio, come si fa? Beh, si fa, lo si può fare, lo facciamo regolarmente tutti i giorni. Ma a parte quello, il motivo è perché guardare lontano? Qual è il guadagno che otteniamo nello sviluppare visioni di lungo periodo? Ci sono due elementi che sono del tutto fondamentali. Quando io guardo troppo vicino, tutti i cambiamenti diventano piccoli. È uno 0,1 in più, uno 0,1 in meno, ma ci sono un milione di cambiamenti attorno a noi, non riusciamo a capire, se guardiamo su finestre troppo brevi, quale di questi cambiamenti è quello che veramente avrà influenza e cambierà qualunque cosa succederà domani e quale magari è destinato a sparire o non eserciterà nessuna influenza importante. Guardare lontano, diciamo almeno ai 10, 15, 20 anni, mi aiuta a capire i cambiamenti che sono veramente importanti e quindi quelli con cui dovrò fare i conti, quelli che dovrò tenere nel mio radar perché saranno quelli che condizioneranno le situazioni in cui mi troverò. Quindi questo è il primo motivo, saper distinguere i cambiamenti importanti da quelli secondari. Secondo motivo, mi dà tempo, mi permette di prepararmi. Se vedo un cambiamento importante in arrivo, non è detto che riesca a fare qualcosa, ma almeno ci posso provare. E questo è il punto. Mi dà tempo per prepararmi. Menzionavo prima un cambiamento sociale. Anche quello è un tipo di cambiamento che richiede competenze particolari. L'invecchiamento della popolazione. Questo cambierà moltissimo nel modo in cui funzioneranno le nostre comunità. Se al 2050, dati italiani, una persona su sette avrà superato gli 80 anni, beh, provate a pensarci. Non c'è mai stata nella storia dell'umanità una società geriatrica. È quello verso, termine non è mio, delle Nazioni Unite. È quello verso cui stiamo andando. Allora forse magari conviene farci dei ragionamenti, perché un fenomeno naturale che dovesse verificarsi in una società con quelle caratteristiche magari avrà delle conseguenze ben diverse da quelle che potrebbe avere oggi o che potrebbe aver avuto 10 o 20 anni fa. Ecco il senso, guardare lontano per capire i cambiamenti significativi da quelli secondari, punto 1, punto 2, mi dà tempo per prepararmi. Quindi è molto concreto. Quando dico io sono un futurista, lavoro con il futuro, ecco, a volte mi guardano attraverso come dire, vabbè, beato te che hai tempo da perdere. Ecco, non è precisamente così. In realtà è una cosa estremamente concreta. Distinguere i cambiamenti significativi e provare a fare qualcosa per poterli gestire. Metodologicamente, cosa abbiamo fatto? Scusi. No, no, prego, Ecco, prego. cosa abbiamo fatto? Diciamo due attività. In realtà la cassetta degli attrezzi del futurista e gli strumenti che Scopia è in grado di usare sono molti, ma la cassetta degli attrezzi, come dire, i due attrezzi che abbiamo utilizzato questa volta sono state interviste strategiche. Le interviste strategiche sono interviste che hanno certe caratteristiche particolari che si fanno con figure esperte, quindi chi già conosce un certo ambito, un certo settore, e hanno il compito di aiutare quella persona a proiettarsi nel futuro. E a volte succede, quando si fanno bene queste interviste, che le persone dicono cose che non si sono mai dette nemmeno a se stessi. Quindi è un modo per raccogliere tanta informazione preziosa e in effetti le persone a cui abbiamo fatto le interviste ci hanno poi ringraziato. Cioè si sono trovate a, come dire, dire delle cose che magari avevano in maniera un po' imprecisa pensato, o forse in alcuni casi mai nemmeno pensato, nemmeno detto nemmeno a se stesse. Cioè, servono per, a noi per raccogliere tanta informazione preziosa su un certo settore. Poi con un gruppo di volontari, ampio, una sessantina di persone, abbiamo fatto un particolare esercizio di futuro che si chiama backcasting, cioè ci siamo proiettati nel futuro. In un futuro 2035, quindi lontano ma ancora non lontanissimo, parlando del mondo e dei problemi che li interessano, e poi abbiamo fatto una specie di lavoro alla gambero. Se vediamo un certo
futuro, diciamo, un obiettivo che vogliamo raggiungere, un volontariato che sia ancora molto efficace, presente, ben organizzato, eccetera. Poi, facendo il lavoro alla gambero, emergono una serie di tappe, di obiettivi intermedi che è necessario raggiungere per poi sperare di ottenere quell'obiettivo che abbiamo visto. L'ho spiegato in maniera molto veloce, solo per dire, è uno dei tanti metodi che possiamo usare, che usiamo regolarmente, per aiutare le organizzazioni a sviluppare una competenza su cui nessuno di noi in modo naturale, e in Italia in modo particolare, ha un'esperienza particolare. Cioè non siamo abituati, nessuno ci ha mai insegnato come pensare al futuro, come sviluppare un'idea organica di futuro. È qualcosa che, come dire, che a scuola non te lo insegnano. Ecco, lo si può fare. Ci sono dei metodi specifici, ovviamente, per poter, quello che noi facciamo regolarmente come attività. Quindi lo si può fare, però richiede anche come dire, un affermamentis, un addestramento, l'essere aiutati, soprattutto le prime volte, a farlo in maniera organizzata, in maniera produttiva, tale da. Ecco, il risultato lo potete, credo di poterlo dire, ma credo che poi chi ha partecipato all'esercizio lo può tranquillamente confermare, perché è stato detto praticamente da tutti, e chi ha partecipato ci ha ringraziato. Cioè si è trovato in una situazione in cui ha potuto fare delle discussioni, dei confronti, ha potuto parlare con dei colleghi, per così dire, su un piano alto, su un piano elevato, su un piano molto significativo. Quindi ne sono uscite tantissime informazioni, ne sono usciti elementi di visione, ne sono usciti elementi di conoscenza reciproca fra le persone che, provenendo da diverse esperienze di volontariato, si sono trovate a dire cose simili o anche cose diverse, ma capendo perché gli uni la dicono in un certo modo e così via. Quindi è un esercizio che è risultato, come dire, che ha dato entusiasmo alle persone. Chi l'ha seguito, si è, come dire, ha portato a casa qualcosa di importante. E questo è un altro elemento importante. Lavorare con il futuro spesso genera entusiasmo. Spesso genera una voglia poi di darsi da fare e una capacità di vedere cose che individualmente ognuno di noi nel suo piccolo non riesce a vedere. Lo dico aggiungendo un ultimo elemento. Ognuno di noi nella propria testa ha qualche idea di futuro, più o meno organica, anzi spesso molto disorganica e frammentaria. Se queste idee le metto sul tavolo, come dire, se ne discuto assieme, e le trasformo in qualcosa che io posso discutere, diventano uno strumento di lavoro. Perché ad esempio posso chiedermi, ma abbiamo considerato tutte le informazioni importanti? Oppure abbiamo dimenticato qualcosa? Cosa succede se dovesse verificarsi questa situazione? Chi sono gli alleati che possiamo avere con noi? Chi sono le persone da cui dobbiamo guardarci perché magari hanno degli interessi diversi, legittimi, ma comunque diversi? Quali sono i problemi? Quali sono le potenzialità? Però per fare tutte queste domande, quindi per trasformare l'idea di futuro in uno strumento di lavoro, la devo rendere concreta, la devo mettere sul tavolo, per così dire, la devo descrivere. E poi ognuno contribuisce con le sue idee, con la sua intuizione, con le sue capacità. E quello che sembra un discorso astratto diventa un discorso invece operativo, molto concreto. Grazie, grazie davvero. Volevo riallacciarmi un pochino al tema del futuro, no? Perché diciamo, ho una sensazione duplice, qua vorrei un suo conforto, ovvero ammonimento. Perché mentre da una parte il tema del futuro lo comprendo, dall'altra va in pieno contrasto col tema della tecnologia. Cioè, mentre diciamo 100 anni fa i futuri o il futuro potevano avere, come dire, un'immagine un po' più chiara, io adesso faccio fatica a immaginare i futuri anche della vita professionale o della vita del sistema, perché sarà fortissimamente influenzato da quelle che saranno anche le capacità tecnologiche, che non sono solo capacità tecnologiche lavorative o del servizio, ma saranno capacità tecnologiche umane, no? Cioè, oggi i nostri mezzi, la classica cosa che diciamo tutti è che quando vediamo i nostri figli ai tempi nostri si facevano le feste, si stava insieme in una stanza e si interagiva. Adesso si interagisce ma con i telefoni, c'erano tutti nella stessa stanza e si mandano messaggi
uno a fianco all'altro. Io non giudico ovviamente perché sarebbe la cosa più facile e forse più sbagliata, però questa cosa mi porta nella domanda che le volevo fare. Cioè, noi da una parte certamente vediamo una tecnologia sempre più importante e facciamo fatica a immaginare quanto questa tecnologia entrerà nelle nostre vite, ma anche perché poi ci sono delle fenomenologie che neanche prevediamo, cioè per esempio l'accelerazione tecnologica che abbiamo avuto, anche questo webinar che noi oggi stiamo facendo in questa modalità, se non ci fosse stato il Covid probabilmente l'avremmo fatto nella modalità più classica, perché il tema della videoconferenza è un tema che ha fatto irruzione nella nostra vita e che ci consente da una parte di interagire con molta più frequenza, molta più disponibilità. Lei probabilmente è a Trento, io sono a Roma, ma potremmo essere diciamo a New York, a Sydney. Dall'altra parte ci fa perdere un pezzo, che è il pezzo del contatto diretto, il pezzo dello sguardo, il pezzo dei movimenti, il pezzo di tutto ciò che è tipico dell'uomo. Allora, in questo senso, proprio parlando anche del mondo del volontariato, perché il volontariato è anche sentimento, è anche cultura dell'approccio verso l'altro, è l'aiuto verso l'altro. Ecco, è come questi due mondi, no? Il tema della digitalizzazione che un po' spersonalizza, e il tema invece della necessità e del coinvolgimento, che invece è molto umano, è molto personalizzato e personalizzante. Ecco, secondo lei queste due aspirazioni noi lo vediamo nell'ambito del mondo del volontariato, ma guardi, neanche mica solo nel mondo del volontariato, anche nel nostro mondo lavorativo. Noi da una parte vogliamo alcune procedure perché la procedura in qualche modo ci ingabbia nel minore errore, dall'altra parte poi ci rendiamo conto che quando proceduralizziamo troppo, allora poi diventa difficile arrivare al risultato. Ecco, lei come vede queste due spinte che ci colpiscono già oggi, ma che saranno, diciamo, frutto di quei famosi futuri di cui parlava lei? Ma io vedo delle onde che si intersecano in molti modi diversi. Le tecnologie spesso comprendono sia aspetti che isolano che aspetti di relazione, e quindi si tratta di declinarle nei termini più opportuni. Ci sono alcuni momenti, ad esempio, di incontro personale che nessuna tecnologia riesce a sostituire. Perlomeno nessuna tecnologia che oggi conosciamo, e probabilmente nessuna delle tecnologie che sono in maturazione, per quanto se ne possa capire. Quindi è un problema di alternare modalità e momenti diversi. È ovvio che c'è una grande parte del lavoro che la si può fare tramite tecnologie contemporanee, e sarebbe irresponsabile non utilizzarle. Quello mi pare del tutto evidente. Tipo la riunione di oggi, ovviamente, e da questo punto di vista c'è tanto, tantissimo lavoro che si può fare con queste modalità. È più economico, si inquina di meno, si contribuisce di meno ai cambiamenti climatici, quindi ha anche delle valenze, per così dire, positive su tanti altri lati. Però è anche altrettanto evidente che, ad esempio, nel caso del volontariato, se poi devo andare a intervenire, io devo conoscere la persona che sta accanto a me, devo poterci lavorare assieme, devo avere un rapporto di fiducia. E, no, e questo non emerge dall'essersi incontrati precedentemente in una videoconferenza. Cioè, c'è una parte del lavoro che si può giustamente e correttamente fare usando fino in fondo le nuove tecnologie, ma c'è una parte di lavoro che comprende l'addestramento, o perlomeno alcune componenti dell'addestramento, comprende la creazione di quei rapporti di fiducia che poi permettono di intervenire in maniera efficiente all'interno di una situazione che, come dire, se non c'è un contatto personale, quelli non si riesce ad ottenerli. E quindi il problema intelligente, come dire, la vera sfida da parte di chi ha una responsabilità organizzativa è come declinare questi due momenti. Sapere fino a che punto è corretto, è opportuno, è ragionevole e sensato usare le tecnologie, ed è ovvio che bisogna farlo, non fosse altro che per le potenzialità incredibili che permettono di avere, ma anche sapere quando e come è necessario invece lavorare nella stessa stanza, nello stesso luogo, nello stesso momento. No, io non vedo un o questo o quello.
non vedo nemmeno una possibilità che una di queste due modalità assorba completamente l'altra. Vedo una divisione del lavoro, per così dire. Sono compiti diversi, alcuni dei quali si fanno in un modo e sono anche più efficienti fatti in quel modo, e alcuni dei quali si devono fare in un altro modo. Legato a questo, ci vedo anche un forte investimento sullo sviluppo di una visione. E quello è qualcosa che si fa lavorando con le persone. Prima accennavo, per quello che mi riesce di capire, alla necessità di sviluppare una visione della cura come il contesto vero, il contesto più ampio in cui inserire anche il problema di come gestire il rischio, il problema della diversa percezione del rischio che ad esempio diverse categorie o i generi o persone che hanno età diverse vedono il rischio. Sono tutte differenze che è importante imparare a dominare per poterle trasformare in strumenti positivi. Però ecco, in una visione complessiva della cura ci stanno dentro e ci stanno dentro bene, e si riesce anche a sviluppare dei programmi di addestramento e di formazione, anche iniziando dalle scuole, che è una delle esigenze e uno dei suggerimenti potenti che è emerso dagli esercizi che abbiamo fatto, proprio perché c'è la comprensione che la protezione civile, anche con il volontariato, da sole, se non c'è un contesto attorno che condivide alcune componenti fondamentali, rischia di fare molto lavoro, molta fatica, con forse dei risultati inferiori alle aspettative. Quindi c'è un problema di formazione complessiva, di far circolare alcune idee su cosa significa rischio, come lo si gestisce, perché diversi gruppi lo percepiscono in modo diverso, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto un discorso molto ampio, ovviamente, su questo da fare. Oh, per tornare alla sua domanda, due strumenti che rimangono due, cioè che fanno cose diverse. Quindi il problema è come coordinarli, più che dire do la preferenza a questo o do la preferenza a quello, è qual è il ruolo giusto del lavoro che si fa con le nuove tecnologie, qual è il ruolo opportuno che si deve fare, del lavoro che si deve fare in presenza, assieme gli uni agli altri. Io vedo la costruzione di fiducia come forse l'elemento più importante. Perché ovviamente c'è un'acquisizione di competenze tecniche, chiaro, devo sapere come si monta una tenda, ovvio, e devo fare delle esercitazioni per riuscire a farlo in maniera molto veloce. Però devo fidarmi della persona che ho accanto, devo sapere che io faccio una parte del lavoro e lui o lei ne fa un'altra, e posso fidarmi di quello che faccio io, va bene, d'accordo, lo faccio io, mi fido, ma devo potermi fidare anche del lavoro che fa la persona. E questo dipende anche da una rete di connessioni che si costruiscono nel tempo. Non è qualcosa che nasce improvvisamente. Mentre la tecnologia mi permette di comunicare anche con persone che non ho mai incontrato prima, e posso scambiare delle informazioni veloci senza nessun problema, la costruzione di fiducia richiede tempo. Devo stare con le persone, devo conoscerle, devo discuterle, magari ci devo bere una birra assieme. Cioè, devo fare tutta una serie di attività e da quelle mi emerge poi quel rapporto di fiducia che ci permette di lavorare come una squadra e non semplicemente come un gruppo di individui. Sto dicendo delle cose ovvie, lo so, però vuol dire, sono elementi che devono rimanere. Io non credo che la tecnologia possa sostituire questi elementi, perché non è il suo compito, oltretutto. Il compito della tecnologia è di fare altre cose e le fa benissimo, ma sono altre, appunto, sono diverse. Ma il problema forse è quando noi chiediamo alla tecnologia di sopperire a questi meccanismi, no? Per esempio, il tema dell'amicizia che corre solo tramite web, e si fa fatica invece magari a relazionarci, di persona. Cioè, qua è una stortura del meccanismo quando usi la tecnologia per in qualche modo sopperire a dei percorsi che dovrebbero avere altri tipi di impostazioni, per cui no, l'amico inteso come si intendeva 50 anni fa, e ci sono delle amicizie che invece funzionano solo sul web, perché poi nel momento in cui tu incontri la persona ti rendi conto che hai una persona assolutamente diversa da quella che pensavi. Quindi si innestano anche meccanismi nuovi e relazionali con i quali certamente dovremmo avere a che fare, ma questo è un mio pensiero, insomma, non No, ma lei ha voleva. perfettamente ragione, però c'è un aspetto in cui
questi elementi diventano fondamentali. Le diverse generazioni stanno diventando sempre più diverse. E quindi questo poi è un elemento che ha a che fare anche con la realtà del volontariato. Perché quando pensiamo al volontariato attraverso una serie di generazioni, poi vediamo comportamenti, attitudini, sottolineature, modi di fare, usi della tecnologia molto diversi fra di loro. Questo è un problema nelle aziende. Nelle aziende è già diventato un problema drammatico che molti responsabili del personale vedono ma non sanno come gestire per mancanza di strumenti. E questo è un problema che, a mio giudizio, è uno dei nodi centrali su cui avremo l'occasione, se avremo l'occasione, sarà importante lavorare anche in vista di. Ma il volontariato del 2030, il volontariato del 2040, come saranno rispetto al volontariato di oggi? Perché ovviamente sarà importante avere anche persone di altre generazioni, di altre età, bisognerà trovare modo di coinvolgere i giovani, eccetera. Però si comporteranno in maniera diversa. Quindi vuol anche dire si tratta di preparare quel contesto in cui si riesce a parlare a persone che hanno attitudini, caratteri che vengono da esperienze e da generazioni diverse, nei modi che sono adatti a loro. Qui forse c'è un ragionamento importante da fare su una comunicazione che deve avere la capacità di adeguarsi a come cambia la società, cioè come cambiano i diversi gruppi e diverse generazioni all'interno della società. Questo è un Come dico, è un problema che già adesso nelle aziende è assolutamente importante e pochissime sono in grado di gestirlo in modo adeguato. Pubblica amministrazione fa ancora più fatica, di solito, non sto parlando di voi in modo particolare, però ecco, questo è uno dei grandi nodi che ci troveremo a dover affrontare, sicuramente. Grazie, lei prima parlava della cura, no? Ne ha parlato in questo ultimo momento del colloquio. Cura non solo del territorio, ma delle relazioni e cultura, no? Cultura del rischio. Ha fatto questo accenno a questa cultura del rischio che per noi è essenziale, spesso ci viene richiesto, come dire, degli approfondimenti specifici e puntuali. Ma in realtà il tema culturale è un tema omnicomprensivo, è un tema di approccio, è un tema di appunto come ci si relaziona di fronte alle problematiche con le quali noi abbiamo a che fare. In questo senso, i volontari sono un elemento fondamentale perché rappresentano appunto quella cultura del rischio che da una parte ha una visione certamente generale e di approccio, ma dall'altra parte ha una intima connessione con il proprio territorio, no? C'è una cultura, come dire, generale, dopodiché c'è una cultura specifica, il rischio specifico che è caratterizzato, che è noto, che è presente, e questo il nostro sistema di protezione civile si sviluppa proprio su queste direttrici qua. Cioè abbiamo una visione, nazionale con degli indirizzi, delle organizzazioni. Una visione nazionale, dopodiché, come dire, la conoscenza specifica non può che essere demandata al territorio e in questo senso i volontari sono per noi un punto, formidabile di conoscenza perché non rappresentano solo, diciamo, le istituzioni dal punto di vista della responsabilità, ma diventa il cittadino esperto e in più, essendo volontario, vuol dire che ha passione per quello che fa, se no farebbe un'altra roba, no? Quindi, diciamo, non c'è anche come dire, l'obbligo di essere parte di una struttura che in qualche modo ti impone, non fosse altro per una forma contrattuale, di occuparti di determinate cose. Ecco, in questo senso, questo tema del futuro, del vedere lontano, delle anticipazioni, che suggerimento ci può dare rispetto al mondo del volontariato e rispetto a questa visione dei rischi con il quale il volontario deve confrontarsi per aumentare quel senso di cultura, diciamo, da trasferire ai propri cittadini. Cioè, noi domani lavoreremo proprio su questo, se io non rischio, è proprio questo, cioè trasmettere ai cittadini il buon comportamento rispetto a un certo tipo di rischio. E stiamo parlando di quello che stiamo vivendo oggi. Ecco, che suggerimento ci può dare nella logica di fare un salto qualitativo, no?
al di là di raccontare come comportarsi con il rischio di oggi, qual è l'approccio migliore secondo lei da poter, sul quale poter investire in questi mesi, in questi anni con il volontariato per immaginare anche i rischi del futuro a questo punto, no? Ai quali saremo soggetti e come fare un percorso strutturato col nostro mondo del volontariato? Ma i volontari di solito, proprio perché sono, come dire, molto ben incardinati nel loro territorio, ne conoscono la storia, sanno che cosa è successo, sanno quali tentativi sono stati fatti e quale tipo di risultato hanno dato. E questo ovviamente è una conoscenza preziosa. D'altra parte, di solito hanno competenze molto più fragili su come quello specifico territorio potrebbe cambiare. Quindi, quali sono le trasformazioni che potrebbero verificarsi. Per fare i soliti esempi, è evidente che un territorio che invecchia presenta certe dinamiche. Io parlo del lato sociale, ovviamente non di quello più naturale, su cui ci sono altri tipi di informazioni importanti. O un territorio in fase di spopolamento accumula una serie di rischi, ovviamente di non manutenzione, appunto, del territorio e così via. Un territorio in cui ci siano o stiano partendo degli insediamenti industriali, ovviamente si troverà davanti a due esiti completamente differenti. Ecco, il suggerimento che io darei è proprio di incominciare a fare sistematicamente questi ragionamenti. Mantenere la conoscenza storica del territorio perché è fondamentale. Noi che siamo futuristi, la prima cosa che facciamo è sempre andare a ricostruire la storia di un sistema, altrimenti non si sa di cosa si sta parlando. Quindi la conoscenza storica è sicuramente fondamentale e dovuta. Dall'altra, bisogna interrogarsi su come quel territorio potrebbe, non come cambierà obbligatoriamente, perché non lo sa nessuno, su come potrebbe cambiare, cioè su quelli che potrebbero essere i futuri di quel territorio, a seconda dei cambiamenti che vediamo. Una certa fragilità, diciamo, dal punto di vista fisico vuol dire certe cose, una fragilità sociale ne vuol dire altre. Ecco, se riusciamo a lavorare con un attimo di sistematicità su questo tipo di dinamiche e riusciamo a proiettarle e a discutere abbastanza in avanti, diciamo i 10, 15, 20 anni, cioè, diciamo una generazione, ecco, su quello possiamo poi immaginare di fare dei percorsi di formazione ad hoc, mirati, che siano capaci di gestire il tipo di sorprese che più plausibilmente si presenteranno in quel territorio. Quindi, quello che sto suggerendo è di usare due tipi di informazioni: le informazioni legate alla nostra storia, perché comunque ci dicono tanto, ma anche assieme informazioni che tramite gli esercizi di futuro riusciamo a ricavare da questi lavori di esplorazione di come potrebbero andare le cose sul medio-lungo periodo. E poi, come dire, abbiamo visto qualcosa dal passato, abbiamo visto qualcosa dal futuro, torniamo sul presente e prendiamo decisioni, cioè facciamo qualcosa. Questa è l'idea fondamentale. Quindi ampliare la base informativa che usiamo per costruire progetti di intervento. Quindi gli Grazie, indirizzi professore. futuro per me sono, come dire, il passaggio necessario che aiuta, ma poi sempre con l'idea che devono essere tradotti in decisioni, quello è il punto critico, altrimenti, come dire, servono a poco, sono dei begli esercizi intellettuali, ma non cambiano il mondo. Noi vogliamo cambiarlo nel meglio, se ci riusciamo. Sì, questo diciamo è alla base perché sennò non sarebbe la collaborazione col sistema di protezione civile e col Dipartimento di Protezione Civile. Noi ci serve perché poi noi che dobbiamo attuare, mettere a terra, proporre, fare col rispetto che abbiamo rispetto agli esercizi prettamente teorici che esistono e che vanno bene e che è bene che vengano fatti nelle sedi opportune e ne siamo molto rispettosi. Noi però i nostri esercizi devono poi avere una ricaduta a terra perché ovviamente la nostra mission è quella di dare risposte ai cittadini in ogni fase del servizio nazionale di protezione civile, quindi la ringrazio per questa precisazione che assolutamente sottoscriviamo e che è alla base delle azioni che facciamo. La disturbo con l'ultima informazione che è un po', diciamo, di contesto generale perché faccio un po' riferimento alla vostra capacità di analisi rispetto ad altre situazioni. Voi ovviamente
Non è certo la prima volta che fate questo tipo di esperienza, forse è la prima volta che l'applicate ai volontari di protezione civile, quindi un po' già l'ha detto che c'è stata, diciamo, una risposta positiva e che insomma anche di omogeneizzazione. Questo è molto interessante, la cosa che ha detto prima, che gruppi, diciamo, diversi hanno poi risposto in qualche caso in maniera omogenea. Questa è già una cosa, diciamo, importante, ma questo è un po' il segreto del volontariato di protezione civile, perché alcune volte ci domandano: ma perché il volontariato è così differente? Ma perché il volontariato nasce dall'espressione di un territorio, appunto di una cultura, di una storia in alcuni casi una storia molto antica, in altri casi da una storia internazionale, in altri casi da esperienze molto locali. In altri casi ancora da tragedie che sono nate in determinati contesti, che hanno dato vita poi a determinate espressioni di volontariato. Per questo il nostro volontariato è così diverso, ma ha delle regole comuni. Questa è l'innovazione che poi il grande Zamberletti ha dato come regola a tutti noi, cioè abbiamo reso omogenea la diversità. Ecco, quindi a me fa molto piacere la valutazione che lei ha fatto, diciamo, di come alcuni gruppi abbiano risposto in maniera omogenea, perché in sostanza risponde un po' al nostro sistema. Ma io vorrei andare oltre, vorrei chiederle infine, ma rispetto alle altre esperienze che avete fatto di questi tipi di esercizio in contesti sicuramente anche molto diversi, avrete valutato coinvolgimento, preparazione tecnica e quant'altro, lei cosa ha visto rispetto a questo mondo? Adesso io non so, magari lei è un volontario, se il pomeriggio si toglie la tuta e si mette la tuta e fa il volontario, quindi, ma se invece ha avuto la possibilità, come ha avuto, di vederlo forse per la prima volta in una maniera diversa, che immagine ha avuto di restituzione anche rispetto a esperienze analoghe fatte con altri soggetti, altri gruppi, altri elementi? Ma in generale è un livello molto elevato di consapevolezza, devo dire, e di maturità, consapevolezza dei problemi e anche una certa consapevolezza di cosa sarebbe opportuno fare per superarli. Ovviamente è una consapevolezza importante che però richiede di essere ulteriormente affinata, come è scontato che sia, all'interno di un progetto vero e proprio. Io ho visto che gli strumenti che abbiamo usato hanno generato un livello importante di entusiasmo. Questo secondo me è un punto critico da tenere presente. Cioè, sono strumenti che, se usati in modo adeguato, con l'opportuna professionalità su ampia scala, potrebbero diventare un elemento di ulteriore, come dire, autovalorizzazione del volontariato, di far sentire i volontari parte di un contesto importante. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto che mi pare significativo è anche l'emergenza di una consapevolezza. I volontari tendono preferibilmente ad essere parte di certe generazioni. Ci sono altre generazioni meno rappresentate. Questo solleva un problema interessante di come riuscire a parlare in modi significativi, cioè come riuscire a coinvolgere realmente anche quelle generazioni che forse sono un po' più, come dire, a parte, che non hanno finora partecipato, che forse si aspettano anche una comunicazione differente. Faccio un esempio che non c'entra con il volontariato, ma solo per chiarire su un aspetto. Come può essere la differenza generazionale? Quando io ero giovane, quindi tanti anni fa, si diceva: ma si va in montagna per soffrire. Cioè, alla fine arrivi in vetta, è d'accordo, è quello che, però fai una fatica boia prima di arrivarci. E l'andare in montagna è una cosa che ti forgia il carattere perché ti costringe a fare tanta fatica. Se vai a dire a un ragazzo di 20 anni una cosa di questo tipo, quello in montagna non ci andrà mai, perché ovviamente richiede altre motivazioni, un modo di impostare le cose in maniera diversa. L'ho detto in modo un po' lieve e scherzoso, ma per dire, è importante comunicare i valori e la sfida del volontariato nei modi che sono adatti alle diverse generazioni. E questa è una sfida su cui lavorare.
Poi ci sono ovvie, come dire, aspetti su cui non entro, minore burocrazia e tante altre cose di questo tipo. Io non parlo di diminuire la burocrazia perché ogni volta che in Italia si parla di semplificare la burocrazia, a me vengono i sudori freddi perché il risultato di solito è un aumento della complessità burocratica, ma lasciamo perdere. Cioè, io ho visto un mondo molto consapevole. Se dovessi dare una risposta molto schematica, parlerei di questo. Una consapevolezza che va ripresa, che va modulata, che va sviluppata, che va trasformata poi anche, credo, da parte dell'organizzazione in programmi di ulteriore consolidamento e rafforzamento sempre più precisi. Però la base è molto forte. Ecco, io mi permetterei di aggiungere, giusto per chiudere, quel riferimento alla cura, che non è un valore ideologico, ma è un qualcosa che coinvolge tutte le sfere dell'attività che si possono fare e che può diventare quell'elemento che permette, ad esempio, di entrare nelle scuole di ogni ordine e grado in maniera molto più sistematica. E quindi introdurre anche la gestione del rischio in un contesto di natura valoriale importante per qualunque cosa poi capiti di fare nella propria vita e qualunque decisione capita di prendere. Professore, grazie, davvero la ringrazio. Lei ci ha stimolato molto con questi ragionamenti, ma anche con questo percorso che abbiamo fatto insieme e che continueremo. Credo che questo aspetto e questa metodologia meriti approfondimenti perché c'è necessità, come ho detto all'inizio, di approcciare a queste problematiche con una visione, diciamo, nuova, diversa. Credo che veramente sia molto stimolante. Ovviamente io ringrazio anche tutti i gruppi di volontariato, le persone volontari che si sono messi in gioco insieme al Dipartimento su questa nuova sfida o quelli che lo faranno in futuro. Quello che posso dire è che noi distribuiremo ovviamente il report che riporterà un po' le riflessioni a valle di questi esercizi sul futuro che sono stati fatti e continueremo in questo percorso perché vogliamo, come dire, essere il Servizio Nazionale di Protezione Civile 2.0, cioè quello che non guarda solo a oggi, ma guarda ai futuri, ma che è partecipe delle scelte, di quella cura che poi ci consente di avere i futuri migliori possibili, se me lo consente. E credo che questo dobbiamo farlo insieme proprio perché, il servizio è nato con questo spirito collettivo che parte da una visione nazionale ma che poi arriva al particolare, esattamente come vogliamo fare noi, come facciamo noi con il volontariato che ha uno spirito generale ma che poi arriva alla cura della persona alla quale stare vicino, alla quale prestare attenzione nella maniera in cui insomma, i nostri volontari sanno assolutamente fare. Quindi io la ringrazio ancora, ringrazio tutti i tanti collegati che hanno ascoltato insomma queste riflessioni e sono certo che avranno ragionato sulle mille ipotesi sul quale continuare a lavorare. E la ringrazio ancora davvero, ringrazio i colleghi che hanno consentito questo incontro. Vi auguro una buona settimana nazionale della protezione civile e soprattutto i prossimi 2 giorni vi invito a recarvi, chi lo farà come volontario, chi lo farà come cittadino, chi lo farà la mattina come volontario e il pomeriggio come cittadino o viceversa agli stand di non rischio perché facciamo vedere che insomma ci crediamo in quella visione anche collettiva del rischio che tramite il volontariato stiamo cercando di portare avanti tutti insieme. Quindi la ringrazio, grazie ancora e buona Grazie giornata a tutti.